con la 24esima edizione della Castagna d'Oro fanno irruzione prepotente, irruzione le Paralimpiadi, perché sapete che Londra 2012 ha significato anche la grande Paralimpiade, che per noi ha significato anche grandissime soddisfazioni. Gli atleti e gli atleti azzurri ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni. Noi qui a Frabosa 2012 Cecilia Camellini, che è accompagnata da Alessandro Cocchi, il suo allenatore. Benvenuti, ciao Cecilia, ti do il microfono, eccolo qua, benvenuta, benvenuta, e grazie delle tue medaglie d'oro, delle emozioni che ci hai dato, dei due record del mondo. Allora, com'è stata questa Olimpiade di Londra? Raccontaci. Grazie mille intanto per questo bellissimo premio. Ma Londra è passata da un mese, ma mi sembra davvero di essere appena tornata, perché le emozioni sono ancora vivissime tutte quante, le medaglie sono, mi sembra di averle appena vinte ancora, quindi è tutto fresco fresco ancora, sono stati dei giorni veramente stupendi, sono arrivata alla fine sconvolta in maniera molto positiva naturalmente da tutte quelle emozioni che ho provato. Senti, a proposito delle emozioni, qual è però quella che ricordi con più gioia? Perché tu hai vinto due medaglie d'oro nei 50 stile libero, la seconda medaglia d'oro, e la prima è stata quella sui 100, poi ne hai vinte anche altre. Ma è difficile, perché sono state due medaglie stupende. La medaglia che però mi è piaciuta di più è stata quella dei 50 stile libero, perché durante l'Inno d'Italia tutto lo stadio si è messo a battere le mani ritmicamente, insomma erano tutti che battevano le mani, sia italiani che no, quindi è stata sono stati dei secondi veramente in cui sentivo proprio tutto lo stadio. Ma ti sei emozionata molto a sentire l'inno d'Italia. No, è devastante, ho pianto come la fontana subito, sì. Senti, allora vogliamo rivivere quella gara insieme con te, insieme ad Alessandro, la facciamo rivedere a tutti la gara per favore, la gara dei 50 metri stile libero di Cecilia, perché è una gara poi straordinaria, perché tu ti sei resa conto che eri prima molto più serena. Raccontaci, questa mattina, com'è la gara in quei 50 metri? Ma è una gara, tu dai il massimo. Sì, dall'inizio alla fine si parte, partita, e si arriva nel giro di poco tempo, non si ha neanche un po' i tempi di la facoltà di pensare, quali saranno, in gara 0,66, quasi mai. Perfetto. È in testa però in questo momento. Ecco, noi stiamo vedendo adesso che la cinese è avanti a te. Questa gara tu la vinci proprio di qualche centimetro. E 50 sì, sono una gara che si vince per pochissimo, infatti basta poco anche per sbagliare, perché basta toccare un attimo la corsia, magari uno non vuole neanche farlo, però è, insomma, ci viene portato dal caso. E eccola là. 94, record del mondo e vittoria ancora per Cecilia Camellini. Fantastico. Volevo che tu raccontassi quello che hai detto oggi alla conferenza stampa. La conferenza stampa, tu hai raccontato proprio di questo momento finale, no? Che in cui l'atleta non sa di aver vinto, lo sa l'allenatore, ma c'è una particolarità che vorrei che tu raccontassi a tutti. Sì, io in questa gara in particolare ero all'arrivo, quindi le ho dato il tocco all'arrivo. È stranissimo, perché l'atleta, non vedendo, non si rende neanche conto della posizione di arrivo, quindi è difficilissimo per me, che l'ho vista
percorrere tutta la vasca, venirmi incontro, e l'ho vista sempre al pari della sua avversaria cinese e darle il tocco che sapevo che era fondamentale per una buona riuscita della gara. Negli ultimi 5-6 metri ero veramente agitatissimo, è andata benissimo ed è stato un momento dopo l'arrivo, prima che io le potessi comunicare il risultato. Perché l'atleta quando ha finito non sa se ha vinto o meno. Esatto. E per regolamento? Per regolamento il tecnico non può dire assolutamente niente all'atleta fino a quando non esce dalla vasca. Quindi quando lei è arrivata io fremevo, però non potevo dire assolutamente niente, e lei aveva una respirazione accelerata e non si rendeva conto di quello che era successo. Sono passati 2 minuti e alla fine l'ho comunicato. Ma sì, te lo sentivi, dai, che avevi vinto, no? Te lo sentivi? C'era una confusione esagerata. Sentivi tutti gli italiani che festeggiavano, no? E poi sentivi di aver fatto una grande gara, perché un atleta lo sente. Sì, però non volevo illudermi ancora, perché non sapevo, l'ho fatto il record del mondo la mattina, ho detto, vuoi che l'abbia rifatto anche oggi pomeriggio? Non lo so. È meglio non esagerare. Tra l'altro poi mi sembra che ti si era rotto il costume. Quello nella gara il giorno prima, 100 stile libero. Sono costumi difficilissimi da mettere, sono strettissimi, quindi basta pochissimo per che si rompano. Sono peggio delle calze. E hai dovuto gareggiare con un costume non tuo? Sì, ho dovuto racimolare su qualcosa all'ultimo. Questo nella qualifica, però in finale sono stata attenta, sono partita 3 ore prima, pian pianino. Ma brava la nostra Cecilia. Allora, Castagno d'Oro 2012 a Cecilia Camillini. Un attimo che inforco gli occhiali, perché è il momento di chiamare qui Lorenzo Repetto per la premiazione, presidente Lorenzo Repetto, per la premiazione di Cecilia Camillini. C'è in sala? Prego, dell'associazione Discesa Liberi, che è accompagnato anche da dalla dottoressa Simona Bonavita. Eccoci qua, benvenuti, salve, ciao, microfono. Presidente, salve, lei è qui per la premiazione. Lei è qui per la premiazione, lei è presidente dell'associazione Discesa Liberi. Vogliamo parlare di questa associazione, perché a Frabosa è possibile, per i disabili, è possibile sciare. Sì, l'associazione Discesa Liberi è un'organizzazione che si prefigge come obiettivo, al compito di far sciare i disabili. È operativa a Prato Nevoso e fa sciare i disabili di tutti i tipi, cioè i motori, i sensitivi, gli intellettivi relazionali, cioè i motori, i paraplegici, i tetraplegici, gli amputati, i sensitivi, i ipovedenti, i non vedenti, e intellettivi relazionali, i ritardati. Da quando è possibile questo? Perché per esempio il problema è la comunicazione. Io ogni tanto vengo a sciare qua, ma è la prima volta che sento di questa cosa. Sì, nasce quest'anno Discesa Liberi, non nasce ex novo, ma nasce con la grande esperienza di Simona, che è la responsabile tecnico. Sì, il mio compito è quello di reperire il più possibile partner che ci diano la possibilità di ottenere questo obiettivo, mentre Simona ha il grande compito di organizzare tutto. E questo io penso che si inserisce nel discorso che faceva prima Saviano, cioè dell'Italia di cui ci piace parlare, no? È molto bello che a Prato Nevoso e a Frabosa ci sia questa associazione. Tu Cecilia, dov'è il microfono? È qui. Tu sci? Scendo pian piano a spazzaneve, ma potrei anche sempre migliorare. Che ne dici di migliorare il tuo stile di sciatrice, di venire quest'inverno a provare le piste di Prato Nevoso? Dai. No, volentieri, se l'allenatore. Ci facciamo una sciatina insieme, visto che è possibile. Perché di solito lo sci. Ti chiede se come allenatore sei favorevole o meno, perché dice lo sci. Mi fido del mio collega, quindi. Bene, allora, Castagno d'Oro 2012 a Cecilia Camillini. Sentiamo la motivazione. Musica. La Castagna d'Oro per l'anno 2012 a Cecilia Camillini. Una potenza atletica incontrastata. 20 anni di modestia e un talento strepitoso.
Nel firmamento del nuoto nazionale all'evento olimpico di Londra ha brillato una sola stella, Cecilia Cammellini. Un palmarès specialmente emozionante, due medaglie d'oro, due d'argento alle recenti Paralimpiadi inglesi, con tanto di primati mondiali nei 100 e nei 50 metri stile libero. Un forziere di ori e argenti ai campionati del mondo ed europei nel libero e nel dorso. Una campionessa di stile, una forza esplosiva, la vera regina del nuoto azzurro. Sì, sì. Complimenti Cecilia, lasciami dire che per me questa è la più bella castagna d'oro che abbia mai consegnato, grazie, grazie di tutto. Allora Cecilia, che abbiamo imparato è una forza della natura, e senti Cecilia, sai, ho pensato di fare lo stesso giochino che ho fatto prima sull'anagramma del nome di Josefa Idem per vedere che cosa ci fosse nel tuo nome. Ragazzi, vogliamo comporre il nome di Cecilia, noi ci spostiamo? Questo è il nome, chissà che cosa c'è dentro il nome di Cecilia. Allora, ecco, abbiamo un altro aiutante, vai. Questo è il nome di Cecilia, come vedete Cecilia Cammellini. Vediamo che cosa c'è dentro il nome di Cecilia Cammellini, prego. Dai, sono grandi questi giocatori della VBC, attenzione eh. È un po' complicato, ma ci riusciamo. 1000 caccia in lei, cioè la forza dell'aereo più veloce che c'è, il caccia. Dentro di te ci sono 1000 caccia addirittura, sei una forza inarrestabile, non ti ferma niente. Bello, no? Nel tuo nome c'è 1000 caccia in lei. Grazie ragazzi, grazie a Cecilia, prego accomodatevi. Ma che bello scoprire queste cose, no?